Salve, innanzitutto, salve. Innanzitutto, salve. Per quale motivo questa serie di suoni uguali o pressappoco uguali, praticamente uguali, salvo piccole sfumature dovute a un mio errore di centratura della nota? Perché questa serie di suoni reali della nota Fa 3, Fa di terza ottava, corrispondenti alla nota scritta Do 4. Il motivo è perché voglio mostrarvi una corrispondenza esistente nella diteggiatura della stessa nota tra corno intonato in Fa e corno intonato in Si bemolle. Lo posso fare in quanto ho tra le mani un corno doppio, cioè un corno che è intonato in Fa oppure in Si bemolle mediante la trasformazione che avviene se sul retro del corno io vado a muovere questa leva, quindi a tenerla premuta e a schiacciarla, cosa che devo fare se voglio avere il corno intonato in Si bemolle, azionando questa leva con il pollice della mano sinistra, quindi le tre dita indice, medio e anulare sulle leve principali, soltanto queste in caso di corno in Fa, oppure muovo questa leva con il pollice della mano sinistra e il corno si trasforma in corno in Si bemolle, intonato in Si bemolle. Però la diteggiatura in questo caso, nel caso della nota Fa 3, suono reale, corrispondente alla nota scritta Do 4, è la stessa. Io questa la chiamo una corrispondenza esatta, oppure, per usare un termine che si usa, diciamo, nel linguaggio musicale, una corrispondenza giusta, in quanto, eccettuato il fatto che si vada a muovere questa leva sul retro del corno per il cambiamento di intonazione da Fa in Si bemolle, per il resto la diteggiatura è la stessa, vale a dire una diteggiatura a vuoto, ho anche detto una posizione 0, in quanto nessuna delle tre dita va a muovere le leve 1, 2 e 3, e quindi diciamo è la posizione la stessa. Con questa stessa posizione a vuoto, detta anche posizione 0, si ottiene la stessa nota. Ma non è sempre il caso, diciamo, delle corrispondenze tra corno in Fa e corno in Si bemolle nelle tantissime note del pentagramma o dei pentagramma, in quanto il corno francese scende molto giù, lascia il pentagramma in chiave di violino e scende nel pentagramma, questo mi riferisco alla notazione scritta, nel pentagramma in chiave di basso, anche detta chiave di Fa. E sono tantissime le note che suona il corno. Di queste tantissime note, la stragrande maggioranza non ha una corrispondenza giusta nel caso di rapporto tra corno in Fa e corno in Si bemolle, ma le posizioni sono differenti. Invece, in alcuni casi, solo in alcuni casi, va bene, come in questo caso, nel caso dell'emissione della nota Fa 3, la posizione, mi riferisco delle leve principali, è la stessa. In questo caso è la posizione 0, che è detta posizione a vuoto. In altri casi, invece, le posizioni sono differenti e quindi non c'è questa posizione esatta o posizione giusta. Grazie per l'attenzione, alla prossima volta.